E così anche il mondo dei concorsi di bellezza ha il suo reality TV, primo al mondo. Tutto ciò che non avete mai visto, il dietro le quinte della finale nazionale, le emozioni, le delusioni e le difficoltà. La magia di vivere il proprio sogno inizia proprio da qua, con l'arrivo delle Miss. Papà e la figlia è sempre la più bella. Cosa ne pensa di questo ambiente, tutte queste ragazze, il mare di Riccione, l'Opera Beach? Sarà meraviglioso, sicuramente non è come quelli che abbiamo nella nostra riviera, però vabbè, è un mondo che non conosco. Lei ha partecipato a tanti concorsi di bellezza, questo già l'ha partecipato l'anno scorso e ritengo uno dei migliori concorsi in giro, diciamo, che ci sono attualmente. È contento e cosa dice a sua figlia? Sì, sono felicissimo che lei partecipa a questo concorso. Sono contenta che vivano questa esperienza, è un'esperienza fuori da casa, il contatto con delle cose belle, un mondo bello e noi siamo contente che loro già si stanno un po' distaccando da quello che è il nido della famiglia, è una nuova esperienza. Che cos'è che dice a sua figlia quando rientra a casa dopo un concorso di bellezza? Nulla, se si è solo divertita. Che lei si diverte? Sì, certo. No, io sono contenta di questa esperienza per mia figlia, sicuramente le sarà d'aiuto. Perché sua figlia sta partecipando a questo concorso di bellezza? Ah, bisogna chiederlo a lei in realtà, io sono accompagnato. Ma lei è contento? Ah, certo. E allora? Sì. Se si diverte è contento. Lei si sta divertendo, noi abbiamo approfittato per fare la seconda vacanza dell'estate, direi benissimo. Sicuramente più sicura di sé. Nella veranda di Villa Leri, splendida location che ospiterà le Miss durante questa settimana, si incomincia con la consegna dei kit. Tutto ciò che accompagnerà le Miss in questo viaggio. Dalla divisa ufficiale firmata Kronos, i prodotti di CR Lab per la cura dei capelli, i gioielli Punto Cuore e tutti i prodotti degli sponsor ufficiali. 12esima edizione di Miss Regina Italia, questo è un anno importante per tutta l'organizzazione della New Meta Event perché come sapete sarete grandi protagoniste del reality TV Queen Mood, dunque un'opportunità in più per voi per farvi conoscere, per scoprire i vostri sogni, le vostre passioni, i vostri desideri. Questa è stata un'idea brillante del nostro patron Alessio Forgetta che tra poco gli daremo la parola, però prima noi di solito, siccome alla fine la finale nazionale Miss Regina Italia è divertimento, abbiamo la fortuna di avere un grande DJ come Adriano che è responsabile anche dell'azienda Punto Cuore, vuole fare un benvenuto particolare al ritmo di musica. Vai Adriano, alzatevi sul posto, via, tutti su con le mani, ci servono queste immagini. E adesso un altro fortissimo applauso per il nostro patron Alessio Forgetta, eletto il patron più elegante d'Italia. Guardate che stile. Andiamo a conoscere le figure più importanti all'interno dello staff che saranno presenti in tutte le giornate delle Miss. Partiamo con le quattro responsabili gruppo: Arianna, Isabella, Jessica e Cristina, le psicologhe Mirka Cesari e Alessandra Mosca, la coreografa Elena Del Mastro, per la parte logistica Stefania Bressan, Giorgia Semprini e Marta Pedrotti per la gestione delle pagine social, Deborah Lorusso, responsabile nazionale delle Miss, per il portamento Stefania Beninato, Alfredo Bruno con Maria Antonietta Conti, Alessandro Di Filippo, regista di Queen Mood. Adesso manca la presentazione del vero protagonista di quest'anno per quanto riguarda il discorso del reality.
Eravamo indecisi tra Jonathan, ex concorrente del Grande Fratello, e Simone. Alla fine il ballottaggio l'ha vinto Simone. Lui sarà, insieme a voi, il vero protagonista del reality. Lui sarà sempre insieme a voi. Lui sarà colui che fungerà da disturbatore, provocatore. Di sicuro non mi serve una mano da voi, eh? Attenti, perché io vengo chiamato anche un po' il prezzemolino. Io starò anche nelle camere, eh? Vengo anche nelle camere da letto. A me è permesso, eh? Poi scoprirete perché. Gli applausi più forti, adesso li voglio sentire ad ogni presentazione. Bad habits lead to late nights and then alone conversations with a stranger. Benvenuti alla prima puntata del reality TV Queen Mood, il primo reality TV che parla della vita delle Miss durante la finale di un concorso di bellezza creato dalla New Meta Event del nostro patron Alessio Forgetto. Un'idea brillante per conoscere le passioni, per conoscere gli umori, per conoscere i sogni di ogni singola partecipante. Tra l'altro è il primo reality TV che parla della vita delle Miss, dunque sicuramente è un percorso importante che faremo insieme alle Miss, ma lo faremo anche insieme ai nostri ospiti che presentiamo subito, iniziando dalla psicografologa Mirka Cesari. Benvenuta Mirka. Da un noto personaggio televisivo, esperta di sport, esperta di calcio, Barbara Vieni. Buonasera Barbara. Buonasera a tutti, buonasera a te. Poi abbiamo il nostro coreografo dei VIP, bravissimo tra l'altro ballerino, è stato vice campione del mondo, Simone Ripa. Buonasera Simone. Buonasera. E poi abbiamo il nostro chirurgo plastico che ritorna a Miss Reginette Italia, Luca Grassetti. Buonasera Luca. Buonasera a tutti. E c'è anche una sorpresa in questa prima puntata, perché a presentare la finale 2022 non sarò da solo, ma insieme a me c'è una brillante presentatrice come Sofia Bruscoli. Buonasera Sofia. Eccoci, ciao Francesco. Salve, è di passaggio, salve, vi dico subito, si è di passaggio, non ci doveva essere. Ma sei elegantissima, no, lo stesso. No, Francesco, sarò elegantissima nelle prossime serate. Infatti saluto tutti, faccio un grandissimo in bocca al lupo alle Miss. Anche a te, ti vedo prontissimo. Grazie. Io invece mi vado a preparare che è meglio. Grazie, facciamo un applauso a Sofia Bruscoli. Più grazie forte! Sofia. E a questo punto dobbiamo presentare le 64 protagoniste della finale 2022. La concorrente numero 1 arriva da Cremona, 21 anni, Anna Sampò. La concorrente numero 2 arriva da Catania, 15 anni, Maria Grazia Ferro. La concorrente numero 3 arriva da Napoli a 16 anni, Morena Di Mauro. La concorrente numero 4 arriva da Livorno a 16 anni, Giorgia D'Agostino. La concorrente numero 5 a 15 anni arriva da Sondrio, Karen De Pedrina. La concorrente numero 6 arriva da Siena a 18 anni, Stella Tonialini. La concorrente numero 7 arriva da Palermo a 18 anni, Alice Geraci. La concorrente numero 8 arriva da Venezia a 17 anni, Emily Buoso. La concorrente numero 9 arriva da Brindisi a 19 anni, Corinne Demitri. La concorrente numero 10 arriva da Cosenza a 18 anni, Shadi Scalera. La concorrente numero 11 arriva da Varese a 27 anni, Caterine Garcia. La concorrente numero 12 arriva da Roma a 18 anni, Alessandra Amicuzzi. La concorrente numero 13 arriva da Venezia a 20 anni, Erika Vangelista. La concorrente numero 14 a 18 anni arriva da Prato ed è Veronica Gabuzzini. La concorrente numero 15 a 24 anni arriva da Trento, Martina Potric.
La concorrente numero 16 arriva da Torino a 20 anni, Cecilia Moscarello. Sono tante le emozioni, sono tanti i sogni di queste Miss che saranno le grandi protagoniste di Queen Mood, il reality TV ideato dalla New Meta Event del nostro patrono Alessio Forgetto, ma soprattutto le Miss che saranno anche le protagoniste della finale di Miss Reginetta d'Italia. Mirka, anche attraverso la scrittura si può riconoscere il carattere di una ragazza e soprattutto il suo percorso da quando è adolescente a quando è adulta. Allora, proprio questa è proprio la cosa principale che si vede in una scrittura. Si va a scavare, dalla scrittura si vede, ad esempio, dal cognome si può capire che problematiche possono aver avuto nella famiglia, si vede il suo carattere, le loro attitudini, addirittura anche i problemi fisici, quindi dalla scrittura si vede tutto. Che cosa ne pensi tu di questa nuova idea della New Meta Event di creare questo format televisivo, il primo reality TV che parla della vita delle Miss? Io dico che è stata un'idea geniale, perché comunque loro, si è sempre visto in televisione il concorso di Miss e si vede solo la bellezza, ma dietro le quinte noi ne abbiamo viste di tutti i colori ed era giusto che si vedesse che ci sono a volte tante problematiche e tante situazioni che nessuno mai immagina. Un altro personaggio che conosce molto bene il concorso Miss Reginetta d'Italia è il nostro chirurgo plastico Luca Grassetti. Sono sempre di più le ragazze che si avvicinano alla chirurgia plastica. Sì, oggi, diversamente da 50 anni fa, c'è la possibilità di risolvere anche piccoli difetti con procedure poco invasive. Se, diciamo, è giustificato l'interventino chirurgico, lo si fa. Se lo si fa semplicemente per vezzo, allora no. Il problema magari lo passiamo a Mirka. La concorrente numero 17 arriva da Roma, 18 anni, Flavia Cappelli. La concorrente numero 18 arriva da Fermo, a 17 anni, Elettra Jennings. La concorrente numero 19 arriva da Novara, a 20 anni, Sara Zone. La concorrente numero 20 arriva da Napoli, a 18 anni, Francesca Graneniello. La concorrente numero 21, a 15 anni, arriva da Genova, Rachele Poggio. La concorrente numero 22 arriva da Padova, a 29 anni, Kofnan Christel Bussu. La concorrente numero 23 arriva da Livorno, a 18 anni, Anna Polinti. La concorrente numero 24 arriva da Messina, 17 anni, Martina Nobile. La concorrente numero 25 arriva da Torino, a 20 anni, Giulia Molè. La concorrente numero 26 arriva da Trapani, a 16 anni, Siria Pantaleo. La concorrente numero 27 arriva da Bari, a 17 anni, Katrin Quaratino. La concorrente numero 28 arriva da Palermo, a 23 anni, Carlotta Tagliareni. La concorrente numero 29 arriva da Palermo, a 18 anni, Francesca Lucido. La concorrente numero 30 arriva da Teramo, a 16 anni, Giulia Federici. La concorrente numero 31 arriva da Udine, a 21 anni, Giovanna Viel. La concorrente numero 32 arriva da Vicenza, a 17 anni, Sofia Schizzarotto. Poi abbiamo il nostro coreografo dei VIP, hai partecipato a tantissimi programmi televisivi, ma che consiglio ti senti di dare a queste ragazze? Allora, che stanno affrontando una finale, stanno affrontando uno schermo, perché ricordiamo che è il primo reality TV televisivo. Per poter arrivare a raggiungere il proprio scopo, i propri sogni, io partirei da prima cosa l'umiltà. Perché l'umiltà ti porta da qualsiasi parte. Poi direi la determinazione e l'ultima la costanza e la temperanza, intendo sapere aspettare quel sogno che hai in mente che venga realizzato, non mollare mai. Dunque, questo come raggiungere l'obiettivo? Io questo l'ho basato su questi tre aspetti, io ho raggiunto determinati obiettivi. Anche se certe volte vorrei dire appunto alle ragazze di non scendere a determinati compromessi per raggiungere quel sogno, allora cambia strada e raggiungerlo in un altro modo. Volto noto della televisione, grande esperta di calcio,
Barbara Vieni. Quali sono i progetti futuri, Barbara? È ripartita la stagione, è ripartito il campionato, quindi a lunedì sera sono impegnata con il processo di 7 gol con Viscardi. Riprenderò anche diretta stadio nel weekend. In più, come progetto futuro, stiamo per partire per registrare un corto sulla vita di Sandro Pertini, che poi diventerà anche una serie televisiva, penso, Rai. Con il mio fidanzato Moreno saremo protagonisti di questo film importante, sentito comunque sulla vita di Sandro Pertini. Io interpreterò Malena, un po' alla Monica Bellucci, però rivisitata, quindi un po' diversa. Quindi questo è per il momento. Ma in realtà qual è il tuo ruolo in questo reality, Barbara? Ma ancora un po' lo devo capire, nel senso che scherzo, sono qui per seguire le ragazze, spiarle, si può dire spiarle un po', con l'amico Simone. Avete fatto comunella? Assolutamente, da subito, ci siamo capiti immediatamente e saremo anche un po' i confidenti. Quindi ragazze, diteci tutto quello che va, ma soprattutto quello che non va, ok? Invece per te, Simone, quale sarà il tuo ruolo fondamentale? Lo stesso di Barbara, solo che io vado un po' più nell'introspettivo della ragazza, no? Io la devo stimolare a tirare fuori le sue emozioni, perché sennò non sarei qui. Allora, tirare fuori le emozioni, e se c'è qualcosa di veramente... Allora, condividere le gioie e le tristezze. La concorrente numero 33 arriva da Padova, a 17 anni, Anna Rossi. La concorrente numero 34, a 22 anni, arriva da Ferrara, Claudia Kirkleit. La concorrente numero 35 arriva da Roma, a 18 anni, Rebecca Dominici. La concorrente numero 36 arriva da Livorno, a 15 anni, Alice Mazzoni. La concorrente numero 37 arriva da Rivoli, a 22 anni, Sara Vivone. La concorrente numero 38 arriva da Brescia, a 24 anni, Alessia Gozio. La concorrente numero 39 arriva da Rimini, a 14 anni, Anita Veschi. La concorrente numero 40 arriva da Trapani, a 19 anni, Miriana Indelicato. La concorrente numero 41 arriva da Brindisi, a 17 anni, Vittoria Morga. La concorrente numero 42, a 17 anni, arriva da Napoli ed è Ilari Monsurrò. La concorrente numero 43 arriva da Treviso, a 24 anni, Tania Beras. La concorrente numero 44 arriva da Catania, a 15 anni, Fernanda Carani. La concorrente numero 45 arriva da Palermo, a 17 anni, Dalila Gangi. La concorrente numero 46 arriva da Genova, a 16 anni, Oara Balbi. La concorrente numero 47 arriva da Ascoli Piceno, a 16 anni, Sofia Tirabassi. La concorrente numero 48 arriva da Roma, a 18 anni, Elisa Primerano. C'è stato qualche miss che ha partecipato nelle precedenti edizioni che ti ha chiamato e ti ha ringraziato per quello che gli hai detto? Tantissime, ma la cosa bella, tantissime mamme che mi hanno ringraziato, specialmente l'anno scorso, per essere riuscita a far tirare fuori alle figlie quelle che loro non avevano mai capito della loro figlia. Quindi, insomma, è una bella soddisfazione. Qual è il tuo ruolo? Le trasformi a tutte queste ragazze? No, ma lui ha fatto un danno stasera, perché ha detto che ha visto un difetto a tutte, adesso a tutte 64, quindi tutte si staranno chiedendo quale difetto avrò. Allora, io in realtà quello che faccio, le ascolto, mi metto in camera Caritatis con loro nel confessionale e ascolto. Qual è il rapporto con il tuo corpo? Ti vedi qualche difetto sì o no? Ci sono due tipologie di persone, che sono due tipologie di pazienti. La prima tipologia di persona, va bene, sono armonico con il mio corpo, mi piaccio. Ok, continua con la tua vita sana, corretta alimentazione, stile di vita, esercizio fisico, rimarrai così tutta la vita. 80-90 anni, sarai sempre così. Poi c'è l'altra persona che si vede un difetto. E allora io chiedo, cosa ti impedisce di fare questo difetto?
ti vedi questo, ti vedi quell'altro e cerco di capire se quel difetto è un difetto che secondo me è reale o è costruito nella sua testa. La concorrente numero 49 arriva da Castrezzato, ha 20 anni ed è Michela Noli. La concorrente numero 50 arriva da Roma, 16 anni, Sara Dal Poz. La concorrente numero 51 arriva da Messina, 19 anni, Giulia Neagu. La concorrente numero 52 arriva da Napoli, a 17 anni, Rosaria Pino. La concorrente numero 53 arriva da Palermo, a 15 anni, Paola Schillaci. La concorrente numero 54 arriva da Cosenza, a 22 anni, Martina Librandi. La concorrente numero 55 arriva da Torino, a 16 anni, Giulia Daniela Soponariu. La concorrente numero 56 arriva da Rimini, a 16 anni, Sveva Campana. La concorrente numero 57 arriva da Roma, 15 anni, Alessandra Perni. La concorrente numero 58 arriva da Siena, a 28 anni, Erika Boldi. La concorrente numero 59, a 22 anni, arriva da Trento, Gloriana Orben. La concorrente numero 60, a 21 anni, arriva da Perugia, Elena Tittarelli. La concorrente numero 61 arriva da Bari, a 26 anni, Sar Senabu. La concorrente numero 62 arriva da Napoli, a 17 anni, Nadia Maffettone. La concorrente numero 63 è di Ascoli Piceno e a 16 anni, Cristiana Divona. La concorrente numero 64 arriva da Palermo, a 23 anni, Emilia Lombardo. E così abbiamo conosciuto le 64 protagoniste della finale di Miss Reginetta d'Italia, ma anche le grandi protagoniste del reality TV Queen Mood, che ora congediamo e li invitiamo ad andare tra il pubblico con il vostro applauso. Per lo staff e per le Miss si conclude così la prima intensa giornata del reality Queen Mood e arriva il momento del meritato riposo.